Serata in attesa del passaggio del Giro d'Italia, ieri, venerdì 25 maggio, in corso di Viale Martiri della Libertà a Cirié. Una serata di ciclismo e musica, con l'esibizione degli MP4.0 e numerosi ospiti del ciclismo di oggi e di quello di un tempo. Ad aprire la serata, il sindaco Loredana De Vietti. Che cos'è il Giro d'Italia? Il Giro d'Italia per Cirié è una cosa importantissima, è una grandissima festa prima di tutto, ecco perché noi questa sera abbiamo voluto dare vita anche a questo momento e vedo, fa piacere anche a me vedere così tante persone. In realtà è il mio primo giro da sindaco, ma non è la mia prima esperienza col ciclismo da sindaco, perché già l'anno scorso abbiamo avuto qui la cronometro dei campionati italiani di ciclismo, quindi Cirié è protagonista del ciclismo importante e per Cirié il ciclismo fa parte del nostro territorio, fa parte della nostra storia, fa parte delle nostre tradizioni. Per questo voglio ringraziare anche la Brunero che ancora una volta ci ha dato una mano, voglio ringraziare il Music Piemontese per aver dato vita a questa serata, voglio ringraziare gli assessori, il vice sindaco Aldo Buratto e l'assessore alle manifestazioni Fabrizio Fossati per aver voluto creare questo momento di festa, perché Cirié aspetta con ansia questo giro, Cirié oggi si tinge di rosa e veramente accoglie il ciclismo nazionale che proprio oggi, tra l'altro, rende ancora più bella questa festa. Oggi è stata innanzitutto la prima volta anche del giro a Cirié, era già passato nel 2013, ma è passato per la prima volta nelle valli di Lanzo, quindi nelle nostre valli, nelle valli vicino a noi, ed è stata veramente una grandissima festa perché proprio come ricordava prima è stata una tappa epica, forse una tappa d'altri tempi, un momento, un'impresa d'altri tempi, quindi veramente è bello questa sera essere qui anche a celebrare un momento di sport, di festa del territorio e di ritorno che c'è sul territorio, perché il territorio si riunisce intorno a questa festa che unisce tutta l'Italia in un momento veramente di grande partecipazione. Quindi veramente grazie a tutti per aver voluto dare vita a questa serata e grazie agli ospiti che sono qui questa sera. Permettetemi di portare il saluto della città di Cirié all'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris, che anche quest'anno ha voluto rendere il nostro territorio protagonista veramente di queste imprese. Ringrazio il CT della Nazionale di ciclismo Davide Cassani, che anche quest'anno è qui con noi, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Ringrazio il nostro campione Franco Balmamion, che è sempre con noi nei momenti importanti in cui lo sport è protagonista, e mi permetto di aggiungere anche che davvero sarebbe bello che, oltre al ritorno che ci può essere di turismo, di immagine, di attrattività del nostro territorio, il giro fosse veramente anche un modo per poter sensibilizzare i nostri ragazzi a fare sempre più sport e a diventare, chissà, che il Cirié possa essere veramente nuovamente foriero di campioni del ciclismo di domani. All'evento non poteva mancare l'assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferrari. Sono molto contento di vedervi qui stasera, per fortuna anche in una bellissima serata pre-estiva. Sì, l'ho seguita tutta la tappa, perché è mia usanza partecipare agli eventi che la regione vuole promuovere, perché ci credo. E l'ho seguita con particolare attenzione perché era una tappa particolare, oserei dire speciale. Si parlava prima con Davide Cassani, che farà probabilmente la storia del ciclismo moderno e che è stata vissuta in un modo altrettanto speciale. Intanto pensavo di fare un regalo al territorio del Piemontese, al territorio del Canavese che io amo tantissimo, ma invece me l'ha fatto questo territorio un regalo, perché la presenza così costante, non solo oggi e domani, ma in questi mesi, in questi anni, da parte del territorio, affiancando quelle che potevano essere delle idee che io proponevo e con una risposta sempre presente, efficace e mai negativa, ha facilitato molto questo compito, anzi mi ha regalato la gioia di poter essere utile a un territorio che per altri motivi ha difficoltà anche ad essere riconosciuto, non conosciuto ma riconosciuto. Conosciuto lo è dalla storia, riconosciuto dalla storia moderna meno. E allora in questi anni, oltre a interrogarmi sulle esigenze dello sport cosiddetto di base, per il quale la regione ha intavolato dei progetti, una progettualità tutta sua che però sta effettivamente risultando utile ed efficace, mi sono anche interrogato su come far rivivere delle emozioni insieme, far riscoprire uno sport che
e storia del nostro paese, rappresenta identità del nostro paese e anche tradizione, e insieme coniugarlo alla storia dei territori, alla cultura, alle tradizioni dei territori. Il ciclismo è uno di quegli sport che appassiona tutti, anche chi non lo pratica, e chi non lo pratica forse lo può raccontare e può far sì che qualche giovane leva lo pratichi.